Manager Grasso, figli della me, anche questa mattina in live alle 10.30 su Twitch facciamo Caffè Querele, che è un piccolo podcast dove vi portiamo gli ospiti, ascoltiamo musica e parliamo del più del meno. Oggi vado a recuperarmi Keta Music versione 3, anzi volume 3, siccome è una first listen e io e Mischilla non l'ho mai approfondito tantissimo. Se ci sono delle citazioni che non colgo, vi prego di farmelo sapere in chat, ok? Dai ragazzi, cominciamo subito. Il primo pezzo di Keta Music volume 3 è Qualche Sasso. Di cosa parlerà questa canzone? Miss, io ti voglio bene, ma a Bimercate l'ho visto com'è la gente. Non mi serve, non mi basta solo Qualche Sasso. Alla fine è diventato carini questi costi e collanine, sembrano mia figlia quando avevo un mese. Sei un minorato, da come parli ti muovi sicuro, fra i tuoi sono cugini di primo grado. Odio sto parlo ai minori, ma sei minorato. Adesso ho capito perché questa canzone l'hanno censurata da 64 bars. Si sente per quale motivo l'hanno censurata. Ma si chiama cazzi bettino. Quindi se vuoi fare il finisci sopra un lettino. Come dall'est, qua sopra di. Vabbè, ma spacca sto disco, pensavo di annoiarmi. Se tu fosse Red Bull e tutti sti scemi mettono le armi. Fosse uscita su 64 bar avrebbe fatto male. Avrebbe fatto male alla gente, sì. Produzione interessante. Lui anche meno, Miss. Che già non è che te la passi bene su Twitter ogni cosa che dici, No Police No Problem featuring J Lord. Grande J Lord, ragazzo della scena napoletana, molto giovane, che sta crescendo, di seconda generazione. E noi vogliamo tante persone di seconda generazione che spacchino come J Lord. Fortuna è bendata, ma la sfiga è svestita. Ammesso che abbia già incontrato la donna della mia vita. Sicuro l'ho scopata e... Ma... Non si vede che ogni volta che fanno la roba con J Lord sembra che vogliano associarlo a qualcuno di americano forte. Tipo, adesso mi è venuto in mente 99 Problem, no? 200 problemi. Però è una roba mia mentale, pull up. Sembra un footlocker, ho un fratello che fa il clocker. Dentro il letto due top model. In ore nat fumo sta bash. Unici largamente da cop guida piazzi spacci. Stura caso una bagheste. Già che cuffie baghi ma varevano diverse. Quello che sto ritornando non ce la faccio proprio, scusate. Dentro il letto è un mio lì, ho trovato il minuto di fada. Bello, bello cazzo, le strofe fighissime. Allora J Lord, già che parli napoletano mi è un po' ostico perché non lo so benissimo. Con la R Mosh è sempre difficile, mi è piaciuta tanto la rima con dei baggy. Mi vedevano, guardavano strano già da quando avevi i baggy. Ho capito giusto? È una prima listen, ho difficoltà nel comprendere. A me sembrava così, molto molto figa. Morto di fame con Lazza, me ne hanno parlato tutti bene. A quanto ne so, Lazza fa qualche citazione a qualche pezzo di Amis, giusto? Occhi della fame, prima di te, prima di quel tale che te. Vaffamock, sciocca, vaffamock! I brividi mi sono venuti, cazzo. Era fratellanza e dormivamo in quattro nella stessa stanza. Ho fatto della mia arroganza un pregio, tratto il meglio dal peggio. 10 anni fa, solo per strada come un morto di fame, senza cash, anche in un bar. Non tengo il conto, mi frate strada che mi taglia il volto. Scopro il rap, salgo su 1000 pullman, 1000 treni, sempre in alto. Se penso a me, 10 anni. Il pezzo è molto figo, Lazza ha rappato. Mi sembrava di essere, cazzo, nel 98-2000, tanta roba. Comunque, io non l'ho mai detto, ma Lazza gli voglio un sacco di bene perché è stato l'unico persona all'inizio, quando abbiamo cominciato, che mi è stato vicino in un periodo molto pesante della mia vita. Lui, dal nulla, ci scrivevamo ancora su Facebook all'epoca, ci avevamo ancora Facebook, mi scrisse, mi disse delle cose e mi hanno fatto stare bene, mi hanno fatto tranquillizzare. Infatti io, nonostante artisticamente sia molto lontano da quello che fa, a parte questa roba, lo trovo una persona d'oro proprio. Psycho featuring Ross Villain. No, anche se ti odio, no. Carry, vuole scoppiata ma nel suo California King. Dimmi che sbaglio, 20 minuti di auto, vuoi la fai da ma io non ti fai do. Però se sei fai che pelliccia di dime, quattro come un origami. Mi ami e poi mi chiami Psycho. Vabbè, ritornello finale non ce ne frega un cazzo, lo possiamo skippare, no? Non me l'aspettavo, quindi magari in un altro mood mi piace. C'è uno skit, scusate. Stupido rapper puzzone, guarda quanto cazzo siamo belli, guarda quanto cazzo siamo freschi. No! Miglior skit del mondo, è impazzito male. In un disco di rapper, in un disco puzzone, dice questa roba, è geniale. Notte gialla, featuring Madame, quindi si parla di eroina.
così no, non si comincia così, ragazzi. Scusa, fatemi vedere chi l'ha fatta. Prota Lazza. Ah, Lazza, pezzo di merda. Rinconia, ma il tuo sorriso mi compiace, per quanto finto sia. Baby, pensavo di amarti e poi peraltro, quando la voce chiama, lascio tutto e parto. C'è il gruppo a fare festa, ma sto in camera e ci resto. Con solamente un po' di verità, perché fino adesso sembra non ci sia mai. Di gente che esulta quando gli metti una coppa in mano, e se perde abbandona il campo. Di rum con le lacrime, perché più mai scontato. Di firmare la giostra, non so che inventarmi. Vabbè, non c'ho niente da dire. L'avete vista la faccia, avete visto quello che ne pensavo. Semplicemente ho messo la canzone in top 50 rap italiano, che è la playlist di Arcade Boys, aggiornata ogni volta che becchiamo qualcosa di molto figo, anche che non facciamo in live ma che troviamo in giro, la trovate all'interno. Se volete andarle un ascolto, è praticamente aggiornata ogni settimana, vi terrà compagnia nei momenti più dolorosi di quest'estate, quindi potete andarla a trovare su Spotify. Jam Session con Jamie Tides, che da un po' che non si sente, anzi Madman che non si sente. Jamie Tides sta facendo un sacco di featuring molto interessanti, anche quello con Anna Tatangelo, ve lo consiglio perché è molto carino. Struggle, baby. Wow, sciocca. Fossi Alonso, fra sono ancora in giro a zonzo, sempre con gli zanza. Mio fra 2 chili in pancia, come fosse in gravidanza. Lei io non sento un cazzo, è come fossi nello spazio. Mischiano qui dove abito, bruciamo grammi, sembra Babylon. Strillo forte, chiama l'amplifon. Abbiamo tipo, è tardi, sto qua con Nemi. Smuoviamo tipe, fra tipo le Barbie. Quindi la produzione è troppo, gli scratch vanno oltre, lo Skitty Salmo è carino, mi piace tanto l'attitudine che stanno avendo. Ma adesso a questo punto io mi chiedo e dico, mannaggia al cazzo, hanno dovuto tirare per 5 anni la corda vendendo della merda a dei bambini tredicenni pensando di poterci fare dei soldi, e quando si sono resi conto che era tutto effimero e tutto fittizio quel tipo di mercato, hanno ricominciato a fare della roba per una fascia adulta? Sono 5 anni che combattiamo questa roba del rap da zecchino d'oro, e per 5 anni tutti quanti ci hanno dato addosso dicendo che eravamo vecchi, quando adesso stanno tutti quanti facendo questa cosa di fare lo skip perché hanno capito che quel tipo di pubblico non è un pubblico che vende. Si sono rispostati a fare delle cose serie e fighe perché loro l'hanno sempre saputo fare, sempre saputo fare. Ok? L'hanno sempre saputo fare. Si sono tenuti nascosti per farsi 2 soldi, ma erano effimeri, si sono cacati la faccia. Ora, tornando, non è che dico cazzo sono tornati, dico cazzo si sono resi conto. I soldi degli altri, featuring Jake, La Furia e Montenero. Montenero da tenere molto d'occhio. Sempre in coppia, per questo quando dormo un mostro sotto al letto e un altro sopra. La de non ho sogno, solo incubi. Sensi di colpa mi squarciano il petto come un bisturi. Sono Arbor Magic, mai stato un tipo per bene, mai stato un tipo per bene. Quello che vedi è tutto. Chiudo occhio, in testa un F24 che punta al malloppo. Nati buoni fra, poi qualcosa. Ho l'ansia con un piede sulla mia trachea, per tutto questo male, frate, voglio panacea. I soldi degli altri. Fanculo. Che legna, cazzo, che legna. Street Movie, Jake La Furia e Rolls Royce. Chi è Rolls Royce? Rolls Royce! Rolls Royce! Mi sembra di ascoltare 50 MC meglio. Gira le teste tipo mossa Kansas City, fra non tocchi la mia family che fa. Vabbè, ma che figata sta roba con le citazioni. Picasso Viz, tu non sei Tarantino, però ti sei fatto il film tratto da una storia vera, sono in love con il beat. Non perché mi piace cagare il cazzo, aspetto una. Ma deve cagare il sasso, yeah, tu non stai sul beat, è in più. Lo so, non nel senso del vero hip hop, ma lo stereo suona Chuck D. La devo assolutamente riascoltarla perché c'è tanta di quella roba figa di citazioni che sto male. Piede in strada, Fit Merea. Mera. Chi è Mera? Pocatana, euro a ventaglio, come Kitana. Prendi un abbaglio, si ambisce alla fama. Fra te non ti fidi neanche di chi ti ama. Dillo a questi rapper chi l'è fuori. Io porto il flow, tu porta i fiori. Ma delle scarpe in prana. Oh, ritornello come mi piace. Mi raga, la tua fottuta sfilata. C'è un amico mio importante. Come coca che ti lascia fossi. Fatto un cazzo di tutti sti gossi.
posso. Sì, vabbè, quanti anni ha? 56, vera. Fino da morto io voglio una bara in cristallo pulito, così mi vedete sì mentre sorrido. Allora, è un po' retoricone, però ci sta, mi piace. Bello, carino, carino. Molto, molto meno potente delle altre, ma carina. Cioè, per ora, a parte Psycho che è easy skip, ma perché non sta in mood del disco. Se l'avesse messa due o tre anni fa in un disco qualsiasi, sarebbe stata la canzone più bella del disco. Ora che è cambiata proprio la percezione che ha la gente della musica, è ovvio che quella è un easy skip. Tutte tracce interessanti, eh? Nonostante sia un mixtape, giusto? Perché è un mixtape poi fondamentalmente. Giovani Eroi con Not Good. Ma sta produzione? Schiosa in zona, solo un clacson che suona. L'è appena uscita dal portone, penso cazzo che buona. Da Giovani Eroi, l'ho fatto per mamma, un po' per i miei. Scritte sopra i muri parlano di noi. Fisso fra bastardo e uomo giusto, regista di sta roba perché dirigiamo tutto. Sono ancora sotto effetto, di notte come truffo. Droma la mia voce, no, non morirà mai. Purtroppo no, Amy, se continui a fare i ritornelli non morirà sicuramente purtroppo mai questa voce. No, da parte gli scherzi, è una roba mia, i ritornelli con la sua voce non riesco a farmeli piacere. Non sono sbagliati, non hanno... Ma credo che sia una questione di gusti, credo che sia una questione... Io sui melodici ho uno standard che è diverso da quello di Amy Schilla, nel senso che ascoltando molta musica melodica suonata, dal jazz al pop al funk, quando sento determinati tipi di ritornelli con una voce poco armoniosa, in più mettici l'autotune che dà quell'effetto troppo quadrato, mi stonano. Ma non vuol dire che no, fa cagare tutto il disco di ritornelli e cose del genere. È semplicemente che io lo preferisco nelle strofe. Lui è un grande cantante, un grande rapper. Secondo me gli manca la cosa dei ritornelli melodici. Se li facesse tutti quanti rappati sarebbe un altro discorso. Nel bene e nel male. Nel male e nel bene. Fitto in Massimo Pericolo, poi ci salutiamo. Asciuti nel pattume, righe su un piatto caldo e per il resto piattume. Con l'odio perché aveva i soldi per le pattuglie. Mi fanno fuori dal club. Fammi sotto sentite che ha senso. Il culo sono pronti ma pieni coglioni. Appena sto pieno di cash faccio come Baglioni. Odio all'inizio, può essere da schifo zio. La psicologa dell'as, l'unica chance di non spararmi in giovane età, ma qualche anno più in là. Qua è molto più classico con la Amy. Fammi sotto l'air max. Quasi in terza stagione al Fernando. Che cazzo gli devi dire? Ha fatto un disco serio, bello, bello. Non un disco che se fosse uscito qualche anno fa sarebbe stato mediocre o uguale. Qua ha fatto un disco del 2021 come fosse un mixtape, come se fosse un disco reale. Cioè, questa roba che ha delle tracce che secondo me sono assurde, possono essere risuonate tra qualche anno e non suonare anacronistiche, e non suonare vecchie, e non suonare commerciali allo stesso tempo. I ritornelli sono... no, i ritornelli sono no. Ovviamente ci sono alcuni belli e alcuni brutti. Molto interessante il fatto che abbia messo dei giovani ragazzi, molto interessante il fatto che abbia fatto lavorare dei produttori e non gli abbia dato in mano l'idea di fare qualcosa di troppo moderno, ma sono riusciti a tenere una fusione giusta tra i nuovi suoni e i vecchi. Menzione speciale per il pezzo con Madame e Lazza, produzione della Madonna, ritornello bellissimo. Ma personalmente strofa definitiva del disco, Jake La Furia, che nonostante non abbia detto quattro minchiate, le ha dette in maniera fica e divertente. Gelord interessante, Jam sembrava QVC2, Mera, bella scoperta, Not Good, fica. E vi voglio bene, grazie per aver seguito il 64 Bars, credo che la facciamo uscire settimana prossima, che sarà l'ultimo video che facciamo prima di andare in vacanza. Domani mattina qua in live con gli Slinks, se volete vedere il nuovo disco degli Slinks, lo commentiamo insieme esattamente come abbiamo fatto oggi, ricordatevi sempre alle 10.30. Ciao, vi voglio bene, vado ad allenarmi, ciao, vi voglio bene.